Ciao amici da Frank Bianconero, vi invito sempre, visto che è gratis, ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per far sì che a chi fa piacere essere aggiornato sui miei nuovi video. Oggi girando su mezze notizie sui social, stanno mettendo ancora una volta tantissimi tifosi, coloro che inneggiano giocatori penosi che stanno fermi 6-7 mesi l'anno, per poi fare tre partite buone e sono i nuovi fenomeni e non si toccano, stanno parlando ancora di Arthur. Arthur, premesso che io l'anno scorso feci una battaglia su Danilo e Rabiot, che sono ottimi giocatori, ma non si era trovata la quadra, perciò sembravano addirittura degli scappati di casa. Quest'anno abbiamo visto Danilo soprattutto e Rabiot su spezzoni di stagione, perché il suo problema più grande è quello di essere continuo. Ma siccome non sono tutti campioni, nel calcio ci sono le categorie, ci sono buoni, ottimi giocatori, poi campioni e fuori classe. I campioni non si trovano ogni 3x2, perciò bisogna anche essere bravi a valorizzare i giocatori che si hanno e le caratteristiche che si hanno. Infatti Rabiot è un ottimo giocatore, vedremo ancora meglio quest'anno, deve avere soltanto più autostima e più sicurezza in se stesso per le enormi capacità che ha, fisiche, atletiche e anche di inserimento. Deve crederci di più. Fatto questo preambolo, vado su Arthur. Arthur è il miglior centrocampista che abbiamo in rosa in questo momento. Non è un grande centrocampo? Arthur è il miglior centrocampista che abbiamo in rosa. Ricordatevi sempre che i Pirlo e Xavi non si troveranno più. Perciò, a meno che l'allenatore non vorrà un giocatore diverso davanti alla difesa, perciò il Casemiro, il Fernandinho, il Van Bommel del Milan quando c'era Allegri, non vuole quella tipologia di giocatore. Arthur è il miglior giocatore che possiamo mettere davanti alla difesa. Continuate ancora a dire cavolate, togliamocelo, non ha fatto vedere nulla, perché la miglior Juve quest'anno è stata nelle 7-8 partite che Arthur ha giocato intorno a gennaio, inizi di febbraio. Secondo me, sempre, parlo sempre dal mio punto di vista, Arthur è un giocatore che devi catalizzare il gioco su di lui. Arthur è più forte di Jorginho. Jorginho lo vedete mai fare il lancio di 50 metri verticale? No. Arthur ti porta a passeggio. Arthur salta la prima pressione del pressing degli altri, perché Arthur non perde mai la palla. Non mettiamoci sempre in testa che non sbaglierà, sbaglierà anche l'anno prossimo, come ha fatto quell'errore assurdo contro il Benevento, che poi non siamo stati nemmeno bravi a ribaltare. Ma Arthur ti porta a spasso. Ripeto, Arthur salta il primo pressing degli avversari. Se la squadra sta su 70 metri, fa difficoltà Arthur, fa difficoltà ormai il fenomeno Locatelli, farebbe difficoltà Casemiro, farebbero difficoltà tutti. Il tutto sta a cosa vuoi fare con la squadra. Ricordatevi che i calciatori vanno visti nel lungo termine, e io l'ho visto nell'ultimo periodo del Gremio e con il Barcellona. Con il Barcellona, quando è arrivato Setién, come cavolo si chiama l'ultimo allenatore, è andato male anche perché non sono allenatori. Ma Arthur può essere una mezzala di possesso, ma se noi siamo bravi con De Ligt, Chiellini in forma, se resta Demiral a stare un po' più su, Arthur ti imbuca. Arthur ti salta sempre l'uomo, Arthur non gli togli mai la palla, metti la palla in banca. Noi stiamo discutendo un giocatore inamovibile della nazionale brasiliana. Perciò ragazzi, date retta a me, teniamoci Arthur, che è un grande giocatore, ci toglierà e ci farà togliere delle grosse, grandi soddisfazioni. Ciao da Frank Bianconero, vi aspetto.